Con Alberto Prunetti, direttore artistico della seconda edizione del Festival di Letteratura Working Class al presidio ex GKN a Campi Bisenzio dal 5 al 7 aprile 2024, ben trovato. Grazie, grazie a voi. Raccontiamo un po' com'era nato. L'esperienza nasce da una cosa che si chiama convergenza culturale, che è un sottoramo del collettivo di fabbrica degli operai GKN in mobilitazione per resistere al tentativo di depredare il territorio di Campi Bisenzio di una struttura produttiva che ha un passato glorioso, un presente tragico, e quindi di resistere alle speculazioni prima di tipo finanziario e poi di tipo immobiliare che volevano portare via questa fabbrica cedendo le macchine e le capacità produttive verso est, lasciando 500 famiglie in disoccupazione sul lastrico, trasformando probabilmente l'impianto in chissà quale, boh, forse un centro commerciale, un parcheggio, chissà. E contro questo tentativo speculativo, gli operai si sono organizzati con un piano industriale di tipo produttivo e i solidali della cultura, tra cui il sottoscritto, hanno provato a inventarsi una cosa che potesse servire. L'idea, la base era quella di alzare l'umore degli operai e delle loro famiglie, quindi uno special letterario con momenti anche performativi di reading e di letture, volti a, appunto, a parlare di letteratura dalla classe operaia, quindi testi scritti da persone working class per persone working class, e poi ovviamente aperto a chiunque solidale volesse partecipare e godersi questi momenti di riflessione. Andava molto bene. Abbiamo avuto anche delle difficoltà, abbiamo visto che questo nostro festival, così diverso da tutti gli altri, senza sponsor, senza banche che ti finanziano, era un festival fatto non solo per alzare l'umore, ma era un festival dentro il conflitto sociale, dentro la lotta di classe, e abbiamo un po' il puzzo del classismo delle classi dominanti che si sorprendevano per il fatto che degli operai si mettessero a salire su un palco per parlare di letteratura. La letteratura sembra quasi sia appannaggio delle persone di classe privilegiata, e noi pensiamo non sia così, ecco. Come saranno articolate queste 3 giornate? Quest'anno, mentre l'anno scorso si guardava alla genealogia, quindi ai filoni che dal passato andavano verso il presente, abbiamo fatto uno sguardo comparativo sul presente, quindi alle geografie della letteratura working class, con autori e autrici che vengono dalla Svezia, dalla Danimarca, dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Spagna e dal Cile, e con un focus di accademici, perché non siamo riusciti a pagare il viaggio a scrittori operai cinesi, ma diciamo di sinologi esperti di letteratura proletaria cinese, quindi ci occupiamo anche dell'Estremo Oriente. Quindi uno sguardo comparativo sul presente, sulle tradizioni anche del passato, soprattutto su certi luoghi come la Svezia, che sono un po' il paradiso del teatro working class, di cui si sa pochissimo, ma in realtà ci sono stati 2 premi Nobel negli anni 70, che erano autori autodidatti, che non avevano una formazione accademica, ma nemmeno scolaresca, libresca. Non devi per forza essere figlio di un professore o di una persona colta per vincere il premio Nobel. E questa è un po' l'idea che ci ha in qualche modo sostenuto, e per questo stiamo cercando di ampliare quest'idea di una letteratura working class che è anche internazionale, che ha rivoli diversi. Da noi, per esempio, in Italia abbiamo avuto in passato negli anni 70 l'esperienza dei poeti operai, abbiamo delle scritture di fabbrica che erano fatte in realtà da letterati progressisti non operai, come la letteratura industriale, e quello che è interessante, ecco, è che ci sono tradizioni diverse, no? La nostra tradizione è molto forte in ambito sindacale, abbiamo avuto anche in ambito speculativo filosofico l'operaismo, che è conosciuto un po' in tutto il mondo, però di letteratura di classe operaia italiana non c'era tanto. Tantissimo, se non che ci stiamo un po' rifacendo negli ultimi anni, e il festival è come la collana Working Class che curo con Allegra, è un po' il sintomo di questo nuovo protagonismo. Come sarà cadenzata ogni singola giornata? Su questo ci siamo organizzati in questo modo, panel distinti, più che altro nel pomeriggio, a volte si inizia già alle 12, la sera momenti un pochino più performativi di letture, reading, quando siamo un po' più stanchi, e di giorno la parte più tosta, con autori stranieri c'è l'interpretariato, quindi è anche più difficile e complesso seguire, quindi abbiamo un po' cercato di alternare cose un po' più toste, altre che possono funzionare meglio a braccio. Lo schema è molto semplice, abbiamo raggruppato diversi autori su diverse tematiche di tipo appunto questa volta geografico, e le mettiamo insieme a ragionare con un moderatore, insomma. C'è stata una risposta entusiastica da parte della società civile, ma anche del mondo artistico, immagino, anche per l'autoproduzione di questo festival.
Sì, la parte di autoproduzione è semplicemente di persone, da quello abbiamo visto un po' dai profili che abbiamo avuto, persone ci davano 20 euro alla volta per permetterci di finanziare le spese di viaggio e di alloggio degli autori e delle autrici invitati. Quindi sembra che in realtà si sono fogate in tasca le persone che hanno poi i soldi, no? Quindi tanti contributi di piccoli, di 20 euro. L'anno scorso abbiamo avuto anche invece un paio o tre di grandi donatori che hanno messo più soldi. Questo per quanto riguarda la parte appunto produttiva. Poi abbiamo avuto il sostegno quest'anno del mondo dello spettacolo, di attori, anche musicisti, da Elio Germano, che si è beccato delle parole molto scomposte dagli attuali proprietari liquidatori dell'azienda, però onore a Elio Germano per le parole che ha detto, e poi sono senso comune, ma è quello che bisogna trovare il coraggio di dire, no? Nel senso che gli operai fanno paura quando si raccontano, no? Se non ci raccontiamo da noi, ci raccontano gli altri, e quando ci raccontano gli altri ci raccontano male, tante volte malissimo. Ma io penso che più che raccontarci male neanche ci capiscano, ecco la sensazione. Penso che a volte c'è proprio un problema a capire che cosa sia davvero festa della working class per chi non ha troppa confidenza nel mondo della cultura e magari è abituato più a muoversi in quello del business. Può darsi. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Le pagine social del collettivo di fabbrica GKN, sia su Instagram che su Facebook. Dispiace dover usare queste piattaforme capitaliste, ma poi alla fine le usiamo un po' tutti. Quindi sia la Editrice Alegre che la SOMS, cioè la Società Operaria di Mutuo Soccorso in Sorgiamo, e l'Arci Toscano, che il collettivo di fabbrica è più importante, dei lavoratori ex GKN, sono queste le realtà dalla cui convergenza nasce il festival. Quest'anno mi fa piacere comunque dirlo, anche con un patrocinio del comune di Campi Bosenzio, perché c'è un prequel, si inizia il 5, però c'è un prequel al 4 con lo spettacolo Il Capitale, uno spettacolo scritto da alcuni drammaturghi bolognesi, però con le parole, assieme davvero con le testimonianze e le parole di alcuni operai e operaie di GKN, che poi partecipano anche loro, vanno sul palco gli operai e le operaie, e lo spettacolo si farà in apertura di un festival, in anticipo il prequel il 4 aprile presso il Teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio alle ore 21, mentre alle 19 ci sarà la presentazione del libro tratto dallo spettacolo. Quindi l'invito è a venire la sera prenotando, perché i posti sono 400, e poi continuiamo dal 5 direttamente presso il presidio GKN. Seconda edizione del Festival di Letteratura Working Class al presidio ex GKN a Campi Bisenzio dal 5 al 7 aprile 2024 con un prequel il 4. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alberto Prunetti. A presto! Grazie!